L'iniziativa è quella di un digiuno a staffetta che è cominciato il 12 aprile e andrà avanti, non sappiamo ancora fino a quando, ci auguriamo fino a quando il Parlamento prenderà atto che l'emendamento presentato dal Governo al Senato e che dovrà andare in lettura per l'approvazione definitiva, ci auguriamo di no, alla Camera, è sbagliato. È sbagliato perché prevede che in REMS, cioè quelle strutture che si sono sostituite agli ospedali psichiatrici giudiziari da poco definitivamente chiusi, a distanza di 2 anni dall'entrata in vigore della legge 81, in REMS appunto possono andare anche i detenuti, attualmente detenuti, che nel corso della loro detenzione abbiano una sopravvenuta incapacità psichica o perfino coloro i quali si sospetta che siano bisognosi di cure di tipo psichico o psichiatrico, così facendo, e da ultimo le persone destinatarie di misure di sicurezza provvisorio. Così facendo è facile prevedere che le REMS saranno molto presto in sovraffollamento come lo sono state le carceri italiane e soprattutto che si mischino percorsi terapeutici di coloro i quali sono definitivamente destinatari di misure di sicurezza che ricordiamo sono l'estrema ratio. La legge 81 prevede che il disagio mentale e i fatti di reato commessi dai cosiddetti folli rei siano oggetto di presa in carico territoriale da parte dei dipartimenti di salute mentale. Le REMS, cioè il residuo delle misure di sicurezza detentive, dovrebbero costituire davvero l'estrema ratio. Questo emendamento trascura tutto questo. La REMS è ispirata ai principi di territorialità, della transitorietà, della definitività della misura di sicurezza, nel senso che questa non può più durare oltre il limite edittale previsto per il reato che è stato commesso, ma per il quale un soggetto non è imputabile per effetto della malattia di cui è affetto. E dunque questo emendamento travolge tutto questo e rischia di farci fare un passo indietro, riportando le REMS a quella logica manicomiale dalla quale ci siamo allontanati. Per questo abbiamo digiunato e stiamo digiunando e naturalmente è un'arma democratica molto cara ai radicali, ma non inusuale per gli avvocati che in tante occasioni hanno sperimentato anche questa forma di protesta civile.